per l'ultimo turno di andata del campionato di eccellenza allo stadio Ruggeri di Villa Romano scendono in campo i gialloneri locali di mister Piccioni, reduci dal pareggio in rimonta nell'infrasettimanale a Montesilvano, falcigliati da numerosissime assenze, e i biancorossi vestini di mister Iodice, tornato al timone in settimana, vogliosi di dare continuità alla vittoria nello scontro diretto con il Casalbordino, che hanno rilanciato le ambizioni di salvezza della società pescarese, società che in settimana ha perfezionato l'ingaggio di 3 atleti argentini, in Pallari, Viegas Bariga e Medaglia, subito schierati in campo. Le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno reso il campo pesantissimo, al limite della praticabilità, e a risentirne è stato lo spettacolo. La gara stenta a decollare, il primo squillo al 26esimo è di Di Stefano per il Ponte Romano, che calcia debolmente verso l'amico. Al 38esimo la gara subisce la scossa. In Pallari, già ammonito, fa fallo su Polisena, secondo giallo e Vestini in 10. Neanche il tempo di realizzare e dalla successiva punizione batti e ribatti dentro l'area è ancora Di Stefano che cade, simulazione, e ristabilita la parità numerica. Quando si aspetta solo i duplici fischi del signor Aloise, l'inerzia della gara viene interrotta. Palla in verticale di Touré per Polisena che scatta sul filo del fuorigioco e deposita la palla in rete. Con le immagini di Flavio Forcellese andiamo nella ripresa. Il Penne parte subito forte e al quarto minuto perviene al pari. Viegas Barriga crossa per Cacciatore che scatta sul filo dell'offside e a pallonetto scavalca Gavia. Poi la gara scivola verso il triplice fischio finale. Da annotare una buona occasione al 44esimo per il Ponte Romano. Polisena che sfrutta un retropassaggio ma viene contrastato al momento del tiro. Sulla ribattuta Touré cincischia al momento del tiro. Pareggio sostanzialmente giusto che consente ad entrambe di muovere la classifica. Finale da Villa Romano, Ponte Romano 1, Penne 1. Siamo con Walter Piccioni, tecnico del Ponte Romano. Mister, un campo pesante che vi ha penalizzato ulteriormente, partita maschia e negli episodi vi è detto tutto male. Sì, onestamente gli episodi non ci girano, però devo essere onesto, il pareggio è giusto perché comunque il Penne ha fatto un secondo tempo migliore del nostro. Noi abbiamo pagato le 3 partite in una settimana, purtroppo eravamo corti, avevamo tantissimi giocatori fuori e quindi soprattutto nei ruoli, non avevano i ruoli chiave dei cambi per dare freschezza e vivacità alla squadra, quindi nel secondo tempo era la terza partita in una settimana, 2 su questo campo. A livello fisico abbiamo sofferto, però ci sta, andiamo avanti per la nostra strada. Pensiamo che le prime 7 partite abbiamo fatto 0 punti e quello è un handicap che comunque ci portiamo dietro, purtroppo. Adesso è finito il girone d'andata, abbiamo una settimana per recuperare perché comunque per arrivare al nostro obiettivo ci vuole un miracolo e dobbiamo ripartire forte domenica prossima. Siamo con Fabio Iodice, tecnico del Penne. Mister, era importante dare continuità al risultato positivo dell'infrasettimanale? Sì, la cosa più importante è dare continuità ai risultati di mercoledì sopra un campo difficile, perché lo sapevamo che qua a Ponte Romano è difficile, che incontravamo una squadra organizzata, quindi che sta facendo, nell'ultimo periodo sta facendo bene. Poi chiaramente il campo penalizza tutte e due le squadre, perché pure loro, io l'ho visti giocare, quindi provano a giocare a calcio, e quando trovi queste situazioni di campo è difficile per tutte e due, quindi credo che sia stata una partita equilibrata dove tutte e due le squadre hanno cercato di vincere, e credo che il risultato di pareggio sia quello più giusto.